possiamo iniziare questo secondo momento della giornata, aprire la conferenza, e inviterei i primi tre relatori a raggiungermi al tavolo. Sono Selene Biffi, Valentino Zurloni, Fabrizio Mantovani, Olivia Realdon e Urmila Chakraborty. Così ci sono i nomi, ma potete sedervi. Direi. Intanto cerchiamo anche di completare il caricamento delle slide. Buongiorno a tutti e a tutte, apriamo questa conferenza tematica dedicata un po' ad approfondire alcune delle tematiche che abbiamo avuto il piacere di ascoltare questa mattina, entrando un po' nella narrazione viva, mi direi, di questi luoghi e queste modalità che ci permettono di portare avanti un approccio interculturale nell'ottica appunto discussa questa mattina. I relatori che si succederanno al tavolo avranno modo di raccontare esperienze, progetti di ricerca, alcuni realizzati qui a Milano, comunque nel contesto, diciamo, del nostro paese, altri invece che vengono da luoghi diversi, con una ricca varietà geografica, non a caso appunto il tema del muoversi verso. Un po' questa conferenza è dedicata a raccontare esperienze di persone con ruoli, capacità, con storie ed esperienze personali diverse, che sperimentano nella pratica quotidiana il fare intercultura, l'incontro, la possibilità di condividere esperienze, conoscenze, mettere in insiemabilità. Come avremo modo di ascoltare, i racconti dei nostri relatori toccheranno talvolta aspetti più legati alla ricerca universitaria, alla metariflessione su percorsi di studio o di osservazione, o la ricerca sul campo che sono stati condotti. Altre volte avranno invece quell'accento e quel tono più personale dell'esperienza vissuta in prima persona, l'esperienza di relazione o l'esperienza dell'incontro con la diversità, talvolta anche sarà il racconto di una migrazione in altri paesi e come il contatto con luoghi diversi ha di fatto modificato, contaminato l'identità delle stesse persone che ci parleranno, portando a un arricchimento dell'identità e della complessità. Però io non voglio rubare il tempo, do la parola subito a Selene Biffi, che ci racconterà dell'esperienza di Plan Inc. Selene Biffi è stata citata anche questa mattina, è una giovane imprenditrice sociale che, nonostante appunto possiamo dirlo la giovane età, ha già un'esperienza ricca e varia sia in ambito lavorativo, perché ha lavorato con diversi ruoli per diverse organizzazioni internazionali, non ultima le Nazioni Unite, ma che soprattutto ha dato vita a progetti che coinvolgono giovani, ragazzi, persone che si occupano di educazione in luoghi diversi. Direi che Selene ci può raccontare. Ci proviamo. Buon pomeriggio a tutti, sono veramente molto felice e anche emozionata di essere qui con voi oggi. Credo che questa emozione sia forse dovuta anche al fatto che non mi occupo di pedagogia, non mi occupo di intercultura come studiosa, come ricercatrice, me ne occupo in qualità di imprenditrice sociale, se così vogliamo dire. Il mio lavoro all'interno dell'imprenditoria sociale, dove per imprenditoria sociale significa sostanzialmente andare a ideare prodotti, servizi o sistemi che sono nuovi e che in maniera unica e innovativa vanno a trovare soluzioni, quindi a rispondere a bisogni assolutamente concreti e attuali in maniera unica.
La mia avventura in quello che è il mondo dell'imprenditoria sociale inizia ormai quasi 12 anni fa, quando ancora studentessa in università ho iniziato dando vita a una piattaforma per corsi online gratuiti. L'organizzazione però di cui voglio parlarvi oggi è in realtà Plain Ink, un'organizzazione che crea storie, crea libri, crea fumetti per insegnare a bambini e alle loro comunità in Italia, in India e ultimamente in Afghanistan a trovare le proprie soluzioni a problemi locali legati alla povertà o all'esclusione sociale. L'idea di Plain Ink nasce in un contesto molto molto particolare. Stavo terminando il master e mi viene proposto dalle Nazioni Unite di recarmi a Kabul per stendere un sussidiario per i bambini delle scuole elementari. L'idea era un po' quella di andare a presentare in maniera chiara, succinta, ma anche molto pratica, tutte quelle competenze che si erano perse in 35 anni di guerra, quindi dalla salute pubblica alla mitigazione dei disastri naturali, dalla salute materna alla sicurezza alimentare. Arrivare però a Kabul e lavorare in un paese che ha il livello di alfabetizzazione tra i più bassi del mondo, è il sesto dopo 5 paesi africani, dove 8 persone su 10 sono appunto analfabete, forse l'idea del sussidiario non era così adeguata, o meglio, ci potevano essere altre metodologie che andavano a complementare in maniera più contestualmente rilevante il compito che mi era stato affidato. L'idea è stata appunto quella di cominciare, tralasciare quindi quello che era il sussidiario e cominciare invece a lavorare su dei fumetti con funzione educativa, quindi istruzione assolutamente non formale, dove grazie all'aiuto di artisti e scrittori locali si sono creati dei fumetti fruibili anche da chi aveva un bassissimo livello di alfabetizzazione, proprio perché ogni pagina presentava messaggi in 3 forme diverse, puramente grafica, in Dari e in Pashtun, le 2 lingue ufficiali dell'Afghanistan. Terminato il contratto, sono dovuta tornare in Italia e per l'ennesima volta mi sono dovuta arrangiare per trovare un lavoro. Non volendo sprecare l'occasione che mi era stata data dalle Nazioni Unite per imparare un lavoro diverso, negli anni precedenti mi occupavo in realtà di tutt'altra tematica, di tecnologie per l'istruzione, quindi alfabetizzazione, sussidiari non era esattamente il mio percorso. Decido di utilizzare quella che è stata la mia identità di missione e tutti i miei risparmi per creare Plain Ink, appunto per continuare a creare storie e fumetti che potessero essere utili. A partire quindi dall'Afghanistan sono tornata in Italia e ovviamente qui le necessità erano molto differenti rispetto a quello che avevo affrontato. L'Italia, secondo i dati Istat, si poneva al 4° posto per il numero di immigrati che accoglie ogni anno. C'erano parecchi discorsi provenienti dal Ministero delle Attività Culturali, secondo il quale l'Italia, nonostante avesse appunto questo ruolo di rilievo nell'accogliere gli immigrati, non avesse però strumenti concreti che potessero aiutare l'integrazione, ma soprattutto l'interazione. Da qui l'idea di cominciare a produrre libri bilingue, quindi storie assolutamente attuali, legati all'immigrazione stessa e andare a incidere verso quelli che sono i primi 10 gruppi etnici presenti in Italia. Quindi, dati alla mano, è stata costruita una collana interculturale dove storie appunto attuali bilingue nelle lingue dei primi 10 gruppi etnici vengono presentate unitamente ad attività di edutainment, quindi giochi, scrittura e simili, per bambini delle scuole elementari. Da qui poi l'idea di tirarne fuori una serie di laboratori pratici, sempre nelle scuole elementari, che ha interessato 120 classi l'anno scorso. Plain Ink è stata riconosciuta anche grazie al premio delle Nazioni Unite, presentato anche questa mattina per il 2014, come un progetto unico a livello internazionale. È arrivato secondo in un concorso che ha visto la partecipazione di 500 progetti interculturali. Il fatto che uno strumento tanto semplice come le storie, tanto semplice come possono essere i fumetti, abbia in realtà un impatto pregnante nell'andare a creare un ponte fra culture, ma ancora di più nell'andare a creare una società che può essere o potrebbe diventare più coesa e più unita, fa pensare. Anche questo è innovazione sociale. Innovazione sociale non vuol dire necessariamente avere a disposizione o utilizzare strumenti digitali, strumenti tecnologici. Una cosa semplice come le storie, in certi contesti, che possono essere quello afghano e vediamo in maniera non troppo differente quello italiano,
hanno portato a un coinvolgimento differente di quelli che sono stati i nostri target, quindi famiglie e bambini delle scuole elementari. L'ultimo progetto nato da Uplin Inc., e anche in questo caso parliamo di intercultura, ma forse parliamo di intercultura in maniera inversa, è The Kess Academy, una scuola nata a Kabul per insegnare a ragazzi disoccupati a utilizzare le storie come mezzo di trasmissione e di costruzione di comunità. Questo perché? Perché appunto 8 persone su 10 non sanno leggere o scrivere e perché quell'afghana è una popolazione molto molto giovane. Il 68% ha meno di 25 anni di età. In un paese dove la disoccupazione è al 40%, penso sia anche abbastanza semplice capire come questi ragazzi cadano facilmente vittima di gruppi con scopi abbastanza discutibili. L'idea qui è quella che ovviamente l'Afghanistan non è interessato da flussi migratori, il problema è piuttosto un problema di comunicazione tra vari gruppi etnici che sono presenti nel paese, quindi tra vari etnie differenti, tra persone con un sostrato culturale differente nonostante abitino nello stesso paese. Da qui l'idea che le storie, andando a recuperare quello che è un patrimonio culturale antecedente all'anno 1000 per quanto riguarda l'oralità, possa in realtà diventare un nuovo collante per tenere il paese insieme. È vero che in Afghanistan andiamo sicuramente a vedere un insieme di necessità, necessità spesso molto basiche, che nonostante gli 11 anni di aiuti umanitari non sono ancora state pienamente accolte o pienamente risolte. È anche vero però che mi piace spesso ricordare come la cultura, come l'oralità, come le storie possano in realtà dare vita a un mondo differente. Nel 1935, in un paese totalmente diverso, in un contesto storico molto diverso, quello degli Stati Uniti, nel pieno della crisi, il presidente Roosevelt decide di fare una cosa che ha cambiato le sorti del suo piano. Al di là di attività di tipo economico, erano previste attività di tipo culturale e artistico per fare in modo che le comunità, specialmente quelle che erano appunto posizionate in zone rurali, potessero effettivamente trovare un collante che le tenesse insieme nonostante le difficoltà, e quindi questa cultura, questa arte che serve sia una funzione di tipo sociale, ma questa funzione di tipo sociale eventualmente diventa una funzione di tipo economico, quindi si parte da un sostrato culturale condiviso che poi dà vita a un cambiamento che ha anche un risvolto economico e di sostenibilità. E questo è lo stesso lavoro che viene fatto in realtà in Afghanistan, quindi anche lì le storie e la cultura possono dare vita a un mondo differente, tanto più appunto che la situazione che interessa il paese è una situazione dove l'intercultura in realtà è una faccenda interna, quindi vari gruppi etnici, come vi dicevo, che non si parlano, che sono spesso in conflitto tra di loro, ma che hanno questo sostrato comune. È proprio su questo che fa leva The Kess Academy, l'Accademia delle Storie, cercando da una parte di dare lavoro ai ragazzi disoccupati e dall'altra portare sviluppo locale tramite l'oralità, il patrimonio culturale intangibile e fondamentalmente tramite un'opportunità che il più delle volte non viene considerata un intervento concreto capace di risollevare un'economia e una comunità locale, ma che invece potrebbe in realtà dare adito a un contesto molto molto differente. Grazie. Grazie a Selene Biffi. Diamo la parola ai nostri prossimi relatori. Aggiungo un'informazione così di gestione. Abbiamo pensato di lasciare ovviamente dello spazio alle domande del pubblico. Vorremmo così farlo ogni, diciamo, 3 interventi e raccogliere le domande in modo da dare a loro la possibilità di rispondere, diciamo, a caldo sulle vostre curiosità, sui vostri dubbi. Adesso ascolteremo la relazione di Valentino Zurloni, Fabrizia Mantovani e Olivia Realdon, che si occupano di psicologia della comunicazione, psicologia generale qui in Bicocca, e che ci parleranno di un progetto, in questo caso invece, che si svolge a Milano, forse non solo,
e che ha, vedremo, dei punti di contatto con l'intervento di Selene, perché di nuovo ha come obiettivo quello di andare a sviluppare competenze che permettano appunto di costruire questa mente multiculturale. Grazie. Bene, grazie, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Bene, quello che vi presenterò, come è stato anticipato da Chiara, è diciamo delle linee di un protocollo di training per sviluppare la mente multiculturale, che è una linea di ricerca attiva all'interno del Centro Studi per le Scienze della Comunicazione, del quale sia io, sia Fabrizia, sia Olivia facciamo parte. Fatemi dire anzitutto che questo costrutto di mente multiculturale è stato portato in Italia da quello che era il direttore del Centro Studi per le Scienze della Comunicazione, il compianto professor Anolli, che si è occupato di cultura, credo, si occupava di cultura da una quindicina d'anni, grosso modo. E vorrei partire cercando di chiarire in che cosa consiste il costrutto della mente multiculturale, che è un costrutto relativamente nuovo che si inserisce in un periodo in cui i paradigmi teorici, gli studi psicologici sulla cultura slittavano radicalmente orizzonte. In che senso? Si è potuto vedere verso la fine degli anni 90 un passaggio da dei modelli quasi statici sulla cultura, che si occupavano di definire la cultura, di descrivere che cosa fosse la cultura. Veniva vista in una versione piuttosto radicale la cultura come una variabile indipendente, come una sorta di orizzonte continuo attraverso cui leggere tutti i fenomeni che ci succedono nella vita quotidiana. Quindi un orizzonte considerato condiviso e acontestuale, non dipendente dal contesto. Oggi si parla più di modelli di processo che vanno a vedere il funzionamento in concreto della cultura, vista non più come qualcosa di statico, ma qualcosa di altamente geopardizzato, di variabile e di fortemente vincolato al contesto. Prospettive che si radicano profondamente nei modelli della situated cognition, che per farla breve ritengono che l'individuo, nel momento in cui legge la realtà o deve stabilire il modo di comportarsi, non fa riferimento a delle rappresentazioni mentali particolarmente profonde e dettagliate della realtà, ma fa riferimento a delle percezioni immediate di ciò che accade, di ciò che lo circonda. In questo modello applicato alla cultura, la cultura è definita ed è vista come una rete allentata, diciamo in senso flessibile, di conoscenze, categorie, valori, pratiche che prendono il nome, la forma di sindromi culturali. È una definizione abbastanza recente anche questa, che sostituisce un po' il concetto di modello culturale e che a noi piace perché dà proprio l'idea della cultura come una configurazione, non come un insieme di elementi, ma proprio come una costellazione di diversi fenomeni. È tanto flessibile questa rete che è in grado di accogliere in sé sindromi culturali anche molto distanti, anche antitetiche, anche contraddittorie, senza far correre il rischio all'individuo di sentirsi frammentato, senza il rischio di perdere il suo senso dell'identità e dell'autenticità. In questa prospettiva, appropriarsi di una sindrome culturale non significa far sempre riferimento a quella sindrome culturale, a quel modello, ma in funzione all'occorrenza, in funzione degli indizi contestuali più salienti in un determinato contesto contingente.
Come può funzionare questo? Attraverso uno spacchettamento della cultura nelle sue variabili ultime, sia variabili distali che variabili prossimali, che servono per guidare la produzione di senso che facciamo. Ora, questo fenomeno è soprattutto presente, lo si può riscontrare, negli individui biculturali. La premessa è che noi tutti, più o meno, siamo monoculturali, nel senso che nasciamo e cresciamo all'interno di una cultura che diventa una sorta di lente attraverso la quale leggiamo la realtà, ed è la prospettiva che ci guida nelle nostre condotte. Non è questo il caso degli individui biculturali che attraverso, e questa è una cosa molto importante, un'esposizione continuativa a due culture, si sono impossessati di significati e pratiche di entrambe le culture. Diversi studi sugli individui biculturali hanno dimostrato che la strategia privilegiata che viene utilizzata per gestire queste diverse prospettive culturali è quella dell'alternanza. Cosa significa? Significa che l'individuo è in grado di passare da una cornice culturale all'altra appunto in funzione degli indizi contestuali nelle situazioni specifiche, secondo il modello della cultural frame switching. In sostanza, i biculturali hanno a loro disposizione due strade e quella che seguono dipende dagli indizi contestuali, dei cosiddetti primers culturali, di cui qui vedete due esempi molto utilizzati nella ricerca sugli individui biculturali: da una parte un primer di cultura cinese e dall'altra parte, vabbè, insomma, meno male che abbiamo mangiato perché l'acquolina. E quindi di conseguenza loro sono in grado di rispondere più adeguatamente alle esigenze dei diversi contesti. Hanno una gamma di indizi culturali a disposizione maggiore e questo porterebbe a dire che hanno una maggiore adattabilità interculturale. Come avviene l'apprendimento di questa strategia dell'alternanza? Esattamente nello stesso modo in cui si acquisisce la propria cultura, cioè attraverso delle sequenze di azioni strutturate all'interno di gruppi di almeno due persone in grado di co-costruire e di definire insieme i significati delle cose che fanno insieme. Di volta in volta gli individui in queste situazioni assumono, nel caso dell'apprendimento biculturale, che funziona allo stesso modo dell'apprendimento culturale, assumono un ruolo di esperti e novizi, rispettivamente delle proprie e delle altrui sindromi culturali, con l'esigenza di fare esperienze ripetute in entrambe le culture, in contesti di apprendimento che devono essere, anche qui sottolineo questo fatto, univoci, costanti e coerenti, per evitare quel rischio della frammentazione di cui parlavamo prima. Ora, ecco, questo quadro, a partire da questo quadro, vediamo che nasce oggi un'esigenza che ricordava anche prima il professor Natoli nel suo illuminante intervento. In un'epoca dominata dalla globalizzazione, le spinte verso le convivenze interculturali sono sempre più pressanti, sempre più accelerate e non rispettano i tempi evolutivi della mediazione, come ricordava il professor Natoli. E quindi ci sono delle esigenze, ma non siamo pronti. Allora forse conviene pensare a dei dispositivi che siano in grado di fornire agli individui monoculturali la stessa cassetta degli attrezzi che hanno a disposizione gli individui biculturali. In questo quadro il nostro gruppo di ricerca, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e con alcune scuole del territorio milanese, ha messo a punto, a partire dal 2005, un protocollo di training per sviluppare la mente multiculturale. Siamo partiti dal contesto scolastico, abbiamo iniziato ad applicare questo protocollo a studenti di età compresa più o meno fra i 9 e i 14 anni e siamo partiti da cultura italiana e cultura cinese. Cultura cinese ovviamente perché
c'è una comunità molto radicata sul territorio milanese e perché anche le differenze fra le due culture sono parecchie e sono anche molto visibili. Il lavoro è stato impostato innanzitutto come un lavoro di coprogettazione in cui il nostro gruppo di ricerca proponeva una serie di unità formative agli insegnanti a un gruppo di insegnanti di questi plessi scolastici e di volta in volta si discuteva insieme agli insegnanti come adattare alla realtà del contesto scolastico le diverse attività di apprendimento. Il percorso di training è un percorso in grado di condividere, che rende i suoi beneficiari in grado di condividere pratiche di vita, si struttura attraverso una serie di attività strutturate in base a dei format esperienziali culturali che consentissero ai ragazzi di fare esperienza di sindromi culturali diverse dalla propria, con gli obiettivi di aumentare la consapevolezza della propria sindrome culturale, di riconoscere le sindromi culturali diverse dalla propria e di rendersi conto che il proprio punto di vista è un punto di vista parziale e limitato, che siamo in grado di assumere diverse prospettive e che questo pone un vantaggio adattivo notevole. Qui in questa slide, non so se si vede abbastanza bene, abbiamo sintetizzato i domini fondamentali dell'esperienza sulla quale ci siamo concentrati per preparare i nostri protocolli. I domini sono il dominio cognitivo, quello emotivo, quello pragmatico e quello sociale. Per ciascun dominio abbiamo selezionato alcuni, diciamo, sottodomini e poi sono stati operazionalizzati in delle attività. Così, ad esempio, per la mente cognitiva ci siamo soffermati sui modi in cui categorizziamo la realtà, piuttosto che su come facciamo previsioni sui comportamenti degli altri. Per quel che riguarda le emozioni, sul lessico emotivo, su come si riconoscono le emozioni a partire da espressioni facciali, espressioni vocali e così via. Un esempio concreto di come abbiamo gestito un'attività nel dominio pragmatico: uno scenario prevedeva che gli studenti si focalizzassero sui saluti, intesi non in senso generico, ma come attività di riconoscimento reciproco e come attività in grado di aiutare a gestire le relazioni. Lo scenario prevedeva che gli studenti descrivessero il momento dell'incontro con i genitori o con chi si occupa, insomma, di loro, al momento dell'uscita da scuola oppure al ritorno a casa da lavoro del genitore. Come ha funzionato il design di questa attività? Anzitutto attraverso lo spacchettamento di che cosa significa salute. Allora, gli studenti dovevano descrivere le diverse fasi: chi parla per primo, chi dice cosa, cosa risponde l'interlocutore, quali espressioni facciali assumono gli interlocutori durante lo scambio conversativo e quali gesti, eventualmente, se ce ne fossero, accompagnano le parole e cosa succede poi, come va avanti la fase del saluto. In questo modo è stato possibile identificare in modo empirico, a partire dalle esperienze concrete, quotidiane dei ragazzi, i primers culturali più salienti, per esempio delle espressioni facciali, piuttosto di gesti tipici di una cultura piuttosto che dell'altra, e quindi di conseguenza anche le sindrome culturali collegate. Per quel che riguarda gli esiti di questo percorso formativo, rispetto a questa attività, i ragazzi sono stati in grado di riconoscere le domande rituali che accompagnano i saluti nelle diverse culture, nel caso della nostra cultura ad esempio il come va o il come è andata a scuola, mentre per la cultura cinese più ricorrente il fuoco sul cibo, sulla preparazione del cibo, quindi hai mangiato oggi oppure vuoi che ti prepari qualcosa. La cosa fondamentale è che gli studenti sono stati in grado di cogliere il fatto che queste diverse modalità di esprimersi fanno
perno sulle medesime funzioni pragmatiche di, vi ripeto, riconoscimento reciproco, di cura nei confronti dell'altro, del prendersi carico dell'altro e di consolidamento del legame interpersonale. Per quel che riguarda invece il percorso educativo, il percorso di training di per sé, i risultati sono stati valutati attraverso delle interviste semistrutturate alla fine del percorso fatte a ciascuno studente. Da queste interviste è emerso che il metodo formativo ha funzionato, gli studenti sono stati in grado perfettamente di assumere il ruolo di esperto e di naif e di novizio rispettivamente della propria e dell'altrui cultura. Questo ha favorito il riconoscimento del valore attribuito alle credenze e ai modelli di queste culture e inoltre abbiamo riscontrato un aumento della rete relazionale dei ragazzi coinvolti, valutata attraverso un sociogramma, soprattutto un aumento delle interazioni biculturali, mentre le interazioni monoculturali erano rimaste più o meno identiche rispetto all'inizio del percorso, e una più ampia diversificazione dei domini di esperienza in cui queste relazioni si alimentano, quindi non soltanto a scuola, non soltanto nel contesto scolastico, ma anche al di fuori. Ecco, io adesso lascerei la parola alla collega Fabrizia Mantovani che vi illustrerà i primi passi che stiamo muovendo nel tentativo di intersecare due linee di ricerca, questa sulla mente multiculturale e delle linee di ricerca più da ICT, più legate al supporto che possono darci le nuove tecnologie per l'applicazione di un protocollo di training di questo tipo. Grazie. Buongiorno. Sì, come diceva Valentino Zurloni, l'idea in questa parte conclusiva della relazione è quella di raccontarvi come, un po' analogamente all'immagine che c'è come copertina della giornata, come in questo caso non due culture, ma due linee di ricerca che convivevano molto pacificamente nel nostro centro di ricerca, a un certo punto, negli ultimi mesi, direi nell'ultimo annetto, si sono incrociate e ci hanno portato a pensare di mettere a punto uno strumento, di fatto un serious game digitale, quindi un gioco digitale che supporti il processo di apprendimento a partire dal protocollo di training sviluppato in questi anni, in questi lunghi anni, perché dal 2005 ad oggi davvero sia la ricchezza del lavoro, sia la ricchezza dei protocolli raccolti è veramente molto grossa. Quindi come in qualche modo due linee parallele che, come vi dicevo, rispondono un pochino ai diversi ambiti di interesse del centro di ricerca, quindi da un lato le linee più classiche, comunicazione, emozioni, cultura, e dall'altro l'interesse molto forte che si è sviluppato per noi negli ultimi 10-15 anni rispetto alle nuove tecnologie. Nuove tecnologie non solo di comunicazione, ma anche tanto proprio nuove tecnologie simulative. Più volte, sia nell'intervento di Valentino Zurloni, sia nella mattinata, si è parlato di esperienza come elemento cruciale per promuovere apprendimenti significativi, anche in contesto interculturale. Di fatto le nuove tecnologie, abbiamo lavorato a partire dalla realtà virtuale immersiva a ambienti molto più semplici, per cui semplice grafica 3D o 2D a seconda, storytelling interattivo a seconda delle situazioni, ma al centro c'è sempre l'idea di poter utilizzare le tecnologie per ricreare contesti di esperienza. Stamattina anche il professor Natoli parlava in un altro contesto, però parlava della scuola come di una palestra, quindi di un contesto, di una palestra in cui fossero possibili una serie di apprendimenti. In quel caso si parlava di atteggiamenti mimetici, quindi che cosa favorisce la possibilità non tanto di arrivare a condividere la stessa idea, come dicevamo, o a fare la stessa cosa, ma a creare quella rete di senso che connette il quello che faccio io al qual è l'idea che sta sotto e di fatto rispetto all'alterità, a culture diverse, il lavoro profondo che c'è rispetto alla costruzione di senso e alla comprensione del senso e del collegamento che c'è
e che porta poi a un determinato comportamento. Quindi di fatto per noi le nuove tecnologie hanno rappresentato in questi anni l'idea fondamentalmente di poterci agganciare a contesti in cui promuovere un apprendimento situato, esperienziale e anche coinvolgente. Vi dicevo prima che l'orizzonte di fondo, di cui oggi vi mostriamo solo in qualche modo l'idea, il progetto, è quello di costruire un serious game digitale. Negli ultimi anni può essere che questo tipo di terminologia ormai la conosciate, i termini come game-based learning, quindi apprendimento basato sul gioco, serious game, giochi digitali, gamification, tutto quello che ha a che fare con l'utilizzo delle classiche leve che rendono i videogiochi, il mondo dei giochi e in particolare dei videogiochi così appassionanti, per cui lo storytelling interattivo, l'uso di meccanismi premianti, di introduzione di logiche cooperative competitive all'interno della fondamentalmente dell'esperienza, l'uso di queste meccaniche di gioco possono diventare dei motori molto potenti anche in contesti diversi dall'intrattenimento. Ovviamente lo sa bene chi si occupa di apprendimento, negli ultimi anni tutta quella che è il trend della cosiddetta gamification ha a che fare proprio con lo sfruttamento di queste leve in contesti altri, dalla formazione alla promozione di comportamenti sostenibili, alla promozione di campagne di cittadinanza attiva e via dicendo. Ok, fondamentalmente che cosa sono i serious games? Sono la combinazione di tre elementi, di una dimensione ludica, dicevamo tutto quello che ha a che fare con la leva del gioco, che garantisce alti livelli di coinvolgimento e di motivazione, la dimensione legata all'obiettivo, poi in questo caso formativo, e un'altra dimensione molto importante che si ricollega a quello che dicevamo prima rispetto alle nuove tecnologie simulative, dalla realtà virtuale immersiva o meno, il mondo della simulazione. Quindi la dimensione, l'intreccio sinergico, l'integrazione sinergica di questi tre elementi offrono un potenziale molto grande. E negli anni noi l'avevamo un po' esplorato all'interno di una serie di progetti, anzi l'avevamo più che un po' esplorato, all'interno di progetti di ricerca europei in collaborazione quindi con partner tecnologici, nei quali ci eravamo occupati di esplorare il potenziale di queste tecnologie per l'apprendimento di competenze che c'erano molto vicine, le competenze comunicative, le competenze emotive, per cui in contesti professionali, nel contesto sanitario come i medici si relazionano ai pazienti piuttosto che in contesti di tipo più commerciale, quindi come relazionarsi ai clienti, l'idea era creare dei contesti simulati di esperienza. Quindi in tutti questi anni abbiamo iniziato a sfruttare tutto quello che è il potenziale della creazione di forme di storytelling interattivo, l'utilizzo di cosiddetti agenti virtuali, quindi il mondo di agenti conversazionali cosiddetti embodied, incarnati. Quindi non i semplici avatar, ma rappresentazioni tridimensionali che offrono una serie di potenzialità notevoli anche in termini di, per esempio, espressione sempre più fine delle espressioni facciali e la possibilità di ricreare quindi anche storie. Prima Selene Biffi parlava di storie, di fumetti, e so che in realtà si occupa anche di digitale parecchio, e di fatto la tecnologia può fornire un ulteriore supporto a questo tipo di processo. Ok, questi sono semplici esempi per qualche immagine presa dal progetto per darvi un'idea di come, voilà. E per arrivare soprattutto a dirvi che queste due linee che sono iniziate in parallelo, quindi il mondo della mente multiculturale da un lato e tutto quello che era la linea di progetti più tecnologici di cui ci occupavamo, in realtà hanno trovato un punto di incontro, un'occasione di incontro l'anno scorso con il lavoro svolto all'interno di un progetto finanziato da Regione Lombardia e che è coordinato dalla professoressa Susanna Mantovani, di cui avete potuto apprezzare l'intervento questa mattina, e che ha coinvolto fortemente il Dipartimento, diverse unità di ricerca, fra cui la nostra, del Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione, e il coinvolgimento del Centro Interdipartimentale, sempre di Milano Bicocca, il Quasi. Il titolo era La rivoluzione digitale nel mondo della scuola, percorsi innovativi per i futuri insegnanti, quindi si indirizzava primariamente proprio al
ai futuri insegnanti e indirettamente quindi come destinatari ai ragazzi e agli studenti delle scuole primarie e secondarie, e l'idea era cominciare a formare questi nuovi insegnanti nell'ottica proprio di trend trainer, di formazione formatori, a tutte quelle che sono le nuove competenze critiche nella scuola del domani, che è già in realtà assolutamente l'oggi. E è stata un'occasione eccezionale, perché ci ha riunito tutti attorno a un tavolo. Guardo l'orologio perché vorrei essere sicura sui tempi. Ci siamo. Ok, chiudo con questo. Semplicemente per dirvi che è stata un'occasione eccezionale per noi. È stata l'occasione per guardarci in faccia e all'interno del gruppo di ricerca dirci: bene, formazione, competenze per il domani, nuovi insegnanti, che cosa facciamo? Ci siamo guardati e abbiamo detto, beh, perché non ci abbiamo pensato prima? E l'idea quindi è stata quella di far partire appunto un percorso che capitalizzasse tutta l'esperienza raccolta in questi anni e la portasse dentro, la condensasse in un progetto sicuramente ambizioso, di cui siamo, per darvi un'idea invece, per ricalare i piedi per terra, al momento siamo veramente nella primissima fase di progettazione. Siamo allo storyboarding, quindi dalla realtà virtuale immersiva a qui, però sono i primi passi e la speranza è nella prossima giornata di potervi raccontare molto di più di come questa storia e questo percorso sono proseguiti. Grazie mille. Grazie mille anche per questo intervento, che appunto ha riportato alcuni concetti che avevamo già sentito anche nell'intervento di Selene Biffi, quindi la narrazione, la molteplicità di linguaggi che a volte si avvale delle nuove tecnologie, altre volte no, e contesti comunque formativi ed educativi diversi. Adesso do la parola a Urmila Chakraborty, che si occupa di lingue e letterature del subcontinente indiano, che ci proporrà una riflessione sull'identità, la lingua, giusto? La complessità. Va bene, adesso le diamo le parole, allora avevamo delle indicazioni diverse. Di spiegare, perfetto. Mi sentite? Mirella, posso chiederti? Sì, così. Io devo girare, te lo dirò. Insegno all'università statale e insegno le lingue e letterature, come ha detto lei, però la mia attività è, noi forniamo servizio linguistico e culturale alle aziende, quindi credo di avere una grande fortuna di vedere il mondo accademico e il mondo del corporate. Il mio intervento è sull'impatto della cultura sul business. Quando sono arrivata in Italia una ventina di anni fa, con tutto il rispetto, quello che mi ha veramente sorpreso è che in Italia appena dici la parola intercultura o multicultura, uno pensa all'immigrato e all'immigrazione e non mai al grande mondo internazionale, multiculturale e interculturale. Quindi a quel punto avevo deciso di mettere le mie competenze, per quanto sono limitate, al servizio delle aziende, e ho avuto la fortuna di lavorare moltissimo con le aziende sia in Italia che in India e anche in America, perché essendo tutti collegati si può lavorare da Milano, dare la consulenza in Philadelphia. Di solito diciamo spesso: what has business got to do with culture? Cosa c'entra la cultura con business o il business con la cultura? Noi tutti, dopo la scuola, con certe competenze acquisite alla scuola, entriamo, o almeno speriamo di entrare, nel mondo del business. Ho usato la parola business come the work world, the professional world, il mondo del lavoro. Ogni individuo porta le sue competenze e la propria cultura. Mirella, tu puoi far vedere le slides? Non erano caricate, le stanno portando adesso. Ah, ok, non importa, andiamo avanti. Vengo dall'India, abbiamo un indice
bassissimo di Uncertainty Avoidance Index, siamo abituati alle incertezze e sappiamo come adattarsi, quindi se abbiamo il sostegno del high tech va bene, se non l'abbiamo comunque in qualche modo andiamo avanti. La cultura, se dobbiamo parlare dell'impatto della cultura sul business bisogna capire la parola cultura. Inutile fare una definizione, stamattina abbiamo assistito alle definizioni e spiegazioni della parola cultura, però nel mondo del business sempre chiedono a noi parlate terra a terra così capiamo qualcosa. Quindi vado al dizionario Merriam-Webster, in assoluto uno dei dizionari più conosciuti del mondo, che semplicemente dice what is culture? Culture is the way of life of a group of people in a particular time. La cultura è il modo di vivere di un certo gruppo di persone in una certa area geografica e in un certo momento storico. La cultura include tutto, mito, rito, credo, tutto tutto. Però abbiamo sentito spesso questa parola monoculturale. Quando diciamo monoculturale, correggetemi se mi sbaglio, quando diciamo monoculturale intendiamo la cultura nazionale. Di solito diciamo Italia è monoculturale, monolingue, monoreligioso. Ma qui c'è un grosso problema. Secondo gli studiosi monocultura non esiste, non può esistere, perché la cultura nazionale di qualsiasi persona, da Cina, India, Brasile, Italia, è stratificato. In aggiunta alla cultura nazionale c'è, per esempio, generation culture, gender culture, sports culture, academic culture. Quindi un italiano nato a Palermo, cresciuto a Palermo, frequentato la università là, comunque avrà una cultura diversa dal suo compagno di banco, perché è stratificato e multiculturale. Una monocultura è sempre multiculturale perché include tanti altri elementi in aggiunta alla cultura nazionale che sicuramente gioca un ruolo molto importante. Se noi siamo plasmati dalla nostra cultura, se abbiamo questi occhiali culturali, vediamo tramite quell'occhiale culturale, naturalmente venendo dalle varie culturali, la visione della stessa cosa è diversa. Reagiamo in modi diversi. Quello che è motivante per me può essere assolutamente una cosa negativa per lei e viceversa, perché la visione è diversa. Avendo la visione diversa, le aspettative sono diverse. Se abbiamo una visione diversa, le aspettative diverse, naturalmente il nostro modo di fare business è diverso. Di rendersi conto di questa diversità nel mondo del business, che è sicuramente una ricchezza, perché avere tanti punti di vista ci dà tante possibilità invece di avere solo una visione. Mahatma Gandhi aveva detto nessuna cultura può credere di avere tutte le risposte nella sua tasca. Le multinazionali hanno capito questo. I primi studi e le prime ricerche sulla multiculturalità sono stati fatti da un grande social student, Geert Hofstede, è di Olanda e ha studiato nel IBM, lui ha proprio messo su il research unit del IBM e ha studiato la diversità della cultura. La sua teoria si chiama The Theory of Cultural Dimensions. Naturalmente in 20 minuti non si può vedere tutta la teoria, però lui ha identificato 5 cose nella società che ci rende diverso. Se capiamo cosa ci rende diverso, perché reagiamo nei modi diversi, già siamo ad un buon punto, perché io riesco a capire la sua diversità e non penso sempre che lui è diverso, diverso uguale a strano, perché tutto quello che conosco io, il mio modo, è il modo giusto. Come è stato detto anche stamattina, siamo convinti che il nostro modo è il modo giusto, il modo corretto. Il modo dell'altro è sempre, fra virgolette, strano. Per esempio vi racconto una cosa molto divertente che ho visto e vedo molto spesso negli uffici postali a Milano. C'è la signora magari e la lavagna luminosa non funziona, quindi dice a voce E35. Viene una signora e la signora dell'ufficio postale dice io ho detto
è 35. Lei arriva, non abbiamo i slides, quindi cerco di far capire. Una arriva così, è 35. Ma la signora ripete, io ho detto, è 35. Qual è il problema secondo lei, secondo voi? La signora dell'ufficio postale è convinta, quella la scema, non capisce niente. Io dico è 35 e quella scema viene con A35. La signora di A35 dice, ma this Italian lady is crazy, she doesn't know the alphabet, perché la A è E in inglese, quindi nessuno è scema. E queste cose capitano tutti i giorni, molto più complicate nel mondo del business. Io ho fatto un esempio di base. Quindi se abbiamo tutti questi problemi bisogna capire da dove nascono i problemi. I 5 dimensioni l'abbiamo o non l'abbiamo, Mirella? No, dai, mi sono venuta in questo mondo sviluppato G8 e non abbiamo anche il computer. No, no, non è possibile. Ebbene, torno alla mia antica cultura di storytelling e cerco di fare un po' di storytelling. Il primo indice è PDI, P di Palermo, Power Distance Index. Righto, let's have it, Mirella. Tu vai direttamente al host of the values. Power Distance Index è la cosa più importante nel mondo del business. Che lui, Hochstede, ha cercato di identificare queste dimensioni e anche di dare un valore da 0 a 100. Power Distance Index, in parole semplici, è come in una società quelli cosiddetti più deboli, più piccoli, percepiscono la distribuzione del potere. Quindi dove il Power Distance Index è alto, i cosiddetti deboli accettino questa cosa, che alcuni hanno il potere, alcuni no. Dove il Power Distance Index è basso, noi crediamo tutti possiamo fare tutto, siamo tutti uguali e non deve essere questa distribuzione del potere. E dove il Power Distance Index è alto, la società, l'azienda è gerarchica. Dove il Power Distance Index è basso, la società è cosiddetta flat, the organization is flat, non c'è quella gerarchia. Nei paesi come Austria, per esempio, ha il Power Distance Index a 0. Cina e India la hanno più o meno 72-74. Quindi naturalmente fare business in India o Cina è diverso da fare business in Austria. Perché avendo un power index zero, la percezione del capo è diverso. In una società gerarchica, il capo è autorevole e anche un pochino autoritario. Quando un capo che è abituato ad una cultura di power index zero va in Cina, in India, in Brasile o per esempio viene da Austria anche in Italia, perché Italia più o meno ha medio. Quindi Italia 42 come power distance, quindi alcuni capiscono che c'è questa distribuzione di potere, accettano, altri no. Quindi quando viene da un paese dove il power index è molto basso, lui è abituato a non gerarchia, quindi racconta le sue cose, ascolta, evidentemente fra virgolette dà retta ai suoi collaboratori. E questo è il modo giusto per noi che crediamo nel basso power distance index. Stesso capo va trasferito in Cina. Lui entra in gioco un altro studio che si chiama Trompenars, anche lui ha fatto studi culturali, rimaniamo qua Mirella, e lui ha identificato 7 dimensioni culturali e parla dell'universalismo. Quindi il capo è convinto che se i miei modi funzionano bene in Italia, perché non devono funzionare in Cina? Io sono un grande manager, ho un business management degree, ho studiato e ho portato grandi revenue alla mia azienda, quindi cerca di mettere in gioco le stesse regole del business. Purtroppo non funziona perché lì le aspettative sono diverse.
Qui vorrei sottolineare diverso, la parola diverso è importante, perché nessuna cosa è in assoluto buono o cattivo. Un alto power distance index in certi momenti del business funzionano, in altri momenti no. Abbiamo lavorato con una grande banca internazionale che ha la sede a Milano. Il capo del marketing aveva lavorato precedentemente in una grande banca orientale. Naturalmente in una banca orientale è molto gerarchico, il power distance index è alto. Trasferito da là in una banca dove il power distance index è basso, lui si è reso conto di questa differenza. E lui ha detto che in certi momenti avere un power distance index alto vuol dire che tu riesci a lavorare bene perché ci sono meno contestazioni. Ogni cosa che dici non diventa una polemica, perché c'è il concetto, con power distance index alto, c'è anche il concetto di dovere e di obbedienza. L'altro punto molto importante è individualismo versus collectivism. Se noi portiamo un sociologo qua e lui vede questa sala, io quando ho visto questa sala mi è venuta la voglia di scattare una foto, perché se faccio vedere quella foto in qualsiasi incontro sulla multicultura, non sarebbe necessario spiegare individualism e collectivism. In un paese come Corea o come Bangladesh, dove il collettivismo è molto alto, impossibile avere una sala così, con una persona qua, tre di là, quattro di là, perché essendo una società collettiva, tendenzialmente vogliono stare insieme. Questo è semplicemente individualismo e collettivismo che si riflette anche nel business. In un paese ricco, secondo Hofstede, in un paese ricco c'è meno interdipendenza, perché non c'è bisogno, c'è il welfare, c'è il sviluppo. In un paese meno ricco, interdipendenza è alto. Quindi paesi cosiddetti meno sviluppati hanno un alto livello del collettivismo. Invece i paesi molto sviluppati, ricchi, hanno un individualismo alto. È facile capire, il paese con il individualismo più alto sarà... Non sento. United States, giusto. United States quasi quasi arriva a 100 come individualismo. Ma Italia non è male, eh? Arriva a 82. Quindi siamo abbastanza individualisti. Anche lì non è detto che questo è bello essere individualisti o brutto essere collettivi. Dipende dal contesto. Perché nel multicultura, nel business, la domanda che poniamo sempre è questo. This is good. Uno dice, this is a good method. Apre parentesi e dice, good for whom? Good where? Good when? Perché non c'è un good assoluto. Dopo aver studiato queste cose, Hofstede è stato anche criticato, perché la cultura è multidimensionale, non si può avere le risposte così. Comunque Hofstede si è reso conto che di quanto è complesso questa cosa, e per anni e anni ha studiato. Potete andare sul sito ufficiale di George Hofstede e vedere i dati di qualsiasi paese. Dimmi se sto sforando il tempo, eh? Perché sai, sono indiana, il concetto del tempo è diverso. Le diversità fra l'Occidente e l'Oriente. Mirella, possiamo vedere quei slide direttamente, quelli blu e rosso? Sono stati individuati tre punti molto importanti. Uno è il modo di comunicare. Modo di comunicare, modo di reagire. Il blu, naturalmente Occidente, e il rosso è l'Asia o l'Oriente. Il modo di comunicare qua è direct. Faccio un piccolo esempio. E c'era una festa multiculturale, era una signora italiana che è stata offerta un piatto orientale. Non è piaciuto, lei non ha mangiato. Quando qualcuno ha chiesto, lei ha detto no, I don't like this. È considerato offensivo. E bisogna in qualche modo far capire, yes I don't like it, però non si dice così direttamente, perché la comunicazione è sempre roundabout. Questo tipo di communication, diverso in Asia, diverso in Occidente, molto spesso crea molti gap, perché ai orientali sembra che l'interlocutore occidentale è molto direct, sta dicendo troppe cose,
e l'occidentale invece gira, gira, gira e non arriva mai al punto. Questo crea un communication gap. L'altro naturalmente individualismo. Saltiamo. L'individualismo. Nell'Occidente noi parliamo più con io, mio, mia. Nell'Oriente, tradizionalmente, ancora oggi, il concetto di noi, il concetto di appartenere ad un gruppo è molto forte. Quindi anche nel mondo del business, nei piccoli problemi quotidiani, il consenso, il gruppo è veramente importante. Altra cosa che crea troppi problemi è sempre stile di vita individuale e collettivo e il tempo. Faccio l'esempio di Martin Sorrell, director di WPP. Martin Sorrell ha detto, e io non condivido quello che ha detto Martin Sorrell, poi voi mi dite cosa pensate. Martin Sorrell ha detto, in caso di un problema di business, it's better to have a bad answer on Friday evening than to wait for a good answer on Monday morning. Noi siamo convinti che la velocità è tutto. Ricevo la mail, devo rispondere subito, perché io sono puntuale, sono precisa, faccio le cose veloci. C'è il Hoffman Model. È un Hoffman Model, è molto complicato da spiegare in 2 minuti, però Hoffman Model dice, io lo vedo me stessa come precisa, puntuale e veloce. Uno, dall'altra parte, mi vede come uno che non ha la pazienza, non prende il tempo per riflettere, solo ha la velocità. Quindi anche qua bisogna capire per quanto è importante la velocità, quanto è importante avere il tempo per riflettere. Il concetto del tempo è molto interessante perché nell'Occidente il tempo è lineare. In Asia e nelle culture orientali il tempo è circolare. In India, per esempio, la parola kal significa domani e significa anche ieri. Per capire com'è diverso il modo di ragionare. Nell'Oriente noi diciamo quando un musicista esegue un pezzo deve essere completamente preciso, segue tutto e quella è la perfezione anche del timing. E nell'Occidente dicono l'artista supremo si perde nella sua opera e non si rende conto del tempo. Quindi è completamente diverso la visione. In questo mondo di oggi, le due parole che ascoltiamo quotidianamente è internationalization e globalization. Siamo diversi, abbiamo diversi modi di fare business, diversi modi di pensare, però dobbiamo lavorare insieme. Quello è il futuro. The only thing that won't change is change. Quindi dobbiamo capire quello. E il modo più semplice per capire come coprire questo gap e usare il sistema. Possiamo avere il mapping slide. Map, bridge and integrate. Integrate è una parola un po' brutta, però in questo contesto vuol dire solamente to map, capire quali sono le diversità, creare il bridge, il ponte, e poi di integrare. Quindi prendere le cose positive dalle varie culture e far nascere una cultura del business. Le grandi multinazionali stanno cercando di creare proprio il mondo del business con le regole interculturali e internazionali. Grazie per l'attenzione.